Allora, siamo in diretta qui dagli studios FPA, sempre dai City Lab. Siamo con Maria Giovanna Fontanelli. Buongiorno. Buongiorno a tutti, Allora, grazie per l'invito. Maria Giovanna Fontanelli di Olivetti Scuola Digitale. Oggi parliamo di formazione, parliamo di scuola, ma non solo. Allora, cominciamo un po' dall'inizio. Cosa fa Olivetti Scuola Digitale? Ok, Olivetti Scuola Digitale è un'azienda 100% Olivetti, Gruppo Telecom Italia, un'azienda focalizzata nel mondo dell'education, education che parte dai bambini, quindi intendiamo i bambini già dalla scuola primaria alla scuola secondaria, per arrivare al mondo delle aziende, quindi diciamo abbiamo come target anche tutto il mondo dell'Industry 4.0. Questo è fondamentale, ne abbiamo già parlato prima, è fondamentale perché appunto si chiude nella forbice una grande varietà d'età, perché si parte dai ragazzi più piccoli fino a delle persone che già lavorano all'interno delle aziende. Come fate a coprire queste età? Perché naturalmente ogni percorso d'età ha delle sue peculiarità. Come fate a coprire nella formazione questo gap? Ok, allora intanto noi siamo un abilitatore tecnologico, essendo azienda del gruppo Olivetti, abbiamo essenzialmente uno scopo, quello che è di diffondere le competenze digitali, quindi quelle note come digital skills, a tutte le fasce di età. Perché? Perché riteniamo che soltanto partendo dalle nuove generazioni e infondendo in loro dei principi e delle competenze che poi traguarderanno il lavoro del futuro, quindi i lavori che andranno a ricoprire nei prossimi decenni, si può investire su una società che può sempre più essere al pari con gli altri paesi. Perché ovviamente sappiamo che in Italia dobbiamo colmare un gap soprattutto sulle competenze digitali rispetto ad altri paesi europei, ma a livello worldwide. Quindi abbiamo al nostro interno non solo un comitato editoriale che è strutturato sui vari target, ma abbiamo partner qualificati con cui collaboriamo e possiamo in questo modo rispondere alle esigenze delle varie tipologie di domanda. Siamo tra l'altro, come Olivetti Scuola Digitale, un ente di formazione accreditato del MIUR. Esatto, quindi come competenze digitali, come abbiamo detto, sono importantissime, ma quale tipo di competenze digitali andate ad insegnare a queste persone, a questi ragazzi? Ok, allora partiamo appunto dal coding. Il coding è la programmazione informatica, è qualcosa che ormai deve essere assolutamente condivisa, introdotta, e questo già da qualche anno accade nella scuola italiana, ma ancora purtroppo non in maniera così diffusa e pervasiva come dovrebbe essere. E noi quindi partiamo dal coding proprio per i bambini a partire dagli 8 ai 13 anni. Abbiamo delle soluzioni che uniscono da una parte l'anima software, quindi programmi e progetti di coding essenzialmente basati sul gioco, quindi sull'utilizzo di app che possono essere attractive in qualche modo, no, per i bambini, però coniugandoli a uno strumento, quindi a un prodotto che è il Micro Ninja, quindi un mini computer pensato proprio per i bambini dagli 8 ai 13 anni. Perché abbiamo fatto questo? Perché in effetti il coding è un concetto comunque astratto per un bambino, Anche un po' rendere complicato, anche un po' quindi. Certo. complicato se fatto in maniera, lasciandomi dire, tradizionale. Invece, coniugando da una parte un oggetto, appunto il mini computer, dall'altra il gioco, quindi utilizzando delle applicazioni come può essere per esempio Minecraft, diventa per il bambino un modo per approcciare la programmazione informatica in modo divertente. In questo modo può apprendere quei linguaggi di programmazione che ormai sono più diffusi, come può essere Scratch, come può essere Python, e quindi il bambino in questo modo entra in un mondo che tutto sommato oggi lo vede poco protagonista. In che modo? Cioè, utilizzare in maniera passiva le nuove tecnologie è qualcosa che rende il bambino comunque spettatore. Invece per noi la sfida è quella di far diventare il bambino protagonista delle nuove tecnologie, perché sia lui un giorno a creare delle app, sia lui un giorno a dominare la tecnologia e non Certo, essere dominato dalla sì, tecnologia. infatti quello di cui stiamo parlando è proprio questo, cioè i ragazzi oggi, i bambini, ma anche le persone un po' più adulte,
prendono la tecnologia come abbiamo detto, da spettatore. Quindi loro, che ne so, usano il telefono e solamente con le cose che già ci sono, con le applicazioni che già ci sono, lo stesso vale per il computer, con i siti che già esistono. Invece in questo modo, già da bambini, già da ragazzi, si cerca di andare oltre, dietro le quinte, come dico io. Cioè accompagniamo i nostri figli per mano, perché comunque non li lasciamo soli in questo percorso. Queste sono soluzioni dotate ai massimi livelli di parental control, quindi filtri di sicurezza che garantiscono l'accesso a questi contenuti in maniera trasparente e sicura per un genitore. Per cui è possibile in questo modo avvicinare il bambino e incuriosirlo, quindi sviluppare quelle potenzialità di curiosità che sono alla base di una società che faccia della tecnologia uno strumento, certo. Quindi uno strumento, un mezzo per arrivare a un fine che poi è sempre nell'intelligenza dell'uomo, no? Esatto, quindi cosa c'è dietro quell'applicazione, sì, sì. Cosa c'è dietro a quel sistema, anche perché anche qui ad ICT Lab si parla spessissimo di innovazione digitale, soprattutto come tecnologia all'interno delle città. E molte persone, magari non conoscendo la tecnologia stessa, e la subisce, quindi subendola, e può anche pensare male di quella tecnologia, e le solite frasi ci spiano, ci vengono. Invece magari partendo già da ragazzi, già da bambini, spiegando le applicazioni, i siti in questo modo, come abbiamo detto, dal dietro le quinte, si riesce poi da adulti a percepire la tecnologia in maniera differente. Assolutamente, questo è il nostro obiettivo, cioè rendere proprio i ragazzi, ma anche i docenti, perché noi ci rivolgiamo anche ai docenti e poi chiaramente anche alle aziende, i veri protagonisti, perché noi siamo abilitatori, mettiamo a disposizione la tecnologia, ma la tecnologia appunto deve essere poi interpretata e utilizzata, ed è questa rivoluzione digitale in cui noi siamo travolti, non ci deve vedere come degli spettatori o delle vittime, siamo noi gli artefici, certo. E così pure per i docenti, cioè noi abbiamo delle proposte di corsi sulle competenze digitali che consentono ai docenti di avvicinarsi alle nuove tecnologie, all'utilizzo delle nuove tecnologie per la didattica, in modo da esplodere in qualche modo le potenzialità del digitale. Sì, oggi possiamo dire che il digitale è utilizzato forse al 10% delle proprie potenzialità, sia nella didattica che nella vita, che in tutte le in tutti gli utilizzi che noi possiamo fare. Saper navigare su internet o andare su un social non è saper usare la tecnologia o comunque le potenzialità della rete al 100%. Quindi abbiamo parlato anche di formazione per gli insegnanti, perché non ha senso fare delle lezioni dedicate ai bambini e ai ragazzi se poi durante il resto dell'anno hanno delle persone, dei docenti che non riescono a recepire queste tecnologie. In che modo portate avanti questa formazione per i docenti? Per esempio per il coding abbiamo dei corsi di coding realizzati tra l'altro in collaborazione con la Scuola Superiore di Trieste, e sono dei corsi di coding che abbiamo sperimentato con soddisfazione, devo dire, già in diverse scuole italiane, dal nord al sud Italia, e abbiamo alcune scuole per esempio in Sicilia che lo hanno già sperimentato per il secondo anno di seguito, quindi sono delle formule blended, cioè dei corsi in parte in aula e in parte erogati attraverso la nostra piattaforma di didattica digitale Scuola Book Network online. Questo significa che l'impegno anche da parte del docente è molto flessibile, nel senso che anche da casa o durante le vacanze o in qualsiasi periodo momento della giornata può fruire di questi contenuti senza essere vincolato ad orari o a postazioni fisiche rigide, diciamo. E questa flessibilità che è proprio insita nelle nuove tecnologie è la chiave di volta che può veramente dare la possibilità a tutti, ovunque siano, di essere al passo coi tempi. Certo, ICT Rate dà un po' il senso a questa manifestazione ed è questa classifica sulle città italiane.
quali scuole si rivolgono a questi corsi e soprattutto in quali città? Perché magari le persone possono pensare che al nord oppure nelle grandi città ci sono le scuole che si rivolgono a questi percorsi di formazione, mentre al sud no. Invece com'è la situazione? No, no, assolutamente, sfatiamo falsi miti. Non esiste un nord e un sud sul digitale, nel senso che sono poi le persone, no, che fanno, come tante cose, che fanno accadere, fanno cambiare le cose. Quindi noi abbiamo dei docenti al sud, ma intendo sud per intendo Pantelleria, per proprio le isole comprese, che sono assolutamente attivi e presenti e hanno apprezzato le nostre soluzioni, anzi sono state anche proprio una scuola di Pantelleria è stata premiata in occasione dell'evento organizzato dal MIUR di programma Il Futuro sul coding lo scorso anno, e tra l'altro noi eravamo lì a premiare questa scuola con il nostro micro ninja. E ovviamente anche al nord, quindi l'invito è di non avere limiti, nel senso noi ci rivolgiamo a tutti indistintamente e vediamo che tutte le scuole possono, a prescindere da dove siano, ma anche a prescindere dalle dotazioni di cui oggi siano munite, possono accedere alle nuove tecnologie, perché ormai la disponibilità con cui si accede a queste soluzioni è abbastanza alla portata di tutti, essendo i costi comunque contenuti. Certo, prima parlavamo anche dell'importanza di queste lezioni, di questi corsi per i ragazzi, perché magari si possono innescare in loro delle passioni che poi nel futuro diventano un percorso di studi e magari un lavoro, giusto? Assolutamente, stimolare la creatività, la fantasia, la curiosità dei ragazzi quando sono appunto ancora nella fase della crescita e fargli capire che la tecnologia può essere qualcosa che, su cui loro possono costruire il loro futuro. E questo vale sia per gli uomini che per le donne, perché purtroppo a volte si parla, no, di gap anche tra uomini e donne, per cui sulle ragazze c'è un discorso di magari ritrosia sulle STEM e quant'altro. Noi promuoviamo anche dei progetti proprio per diciamo far sì che non ci siano diversificazioni di genere, quindi alla fine anche questi progetti che hanno lo scopo proprio di coinvolgere sempre di più le ragazze nelle STEM, per noi è un progetto importante. Certo, non solo questo, ma anche alternanza scuola-lavoro, perché sì, i ragazzi adesso fanno questa alternanza che li introduce già dalla scuola nel mondo del lavoro. In che modo la fate? Sì, allora noi chiaramente i progetti di alternanza scuola-lavoro ci vedono comunque coinvolti a vario titolo come gruppo. In particolare nel nostro progetto di alternanza scuola-lavoro noi proponiamo dei percorsi online, quindi su varie tematiche che sono poi trasversali a prescindere dall'indirizzo di studio, che sia liceo o istituto tecnico professionale, perché sono dei percorsi per esempio di business English che realizziamo con partner di eccellenza come può essere Schenker, o percorsi sulle soft skills, ma in maniera molto pragmatica. Noi vediamo che i ragazzi si annoiano fondamentalmente in alcuni percorsi, diciamo, proposti o didattici, per cui quello che noi abbiamo fatto è di realizzare dei progetti molto orientati alle business case, per esempio alla gestione del tempo, al public speaking, all'imparare proprio a come relazionarsi in un mondo business, e questo stiamo riscontrando che è molto, diciamo, molto interesse, e sicuramente i ragazzi in questo modo non si annoiano. Certo. E poi il tema della noia purtroppo è un tormentone nei nostri tempi, perché i nostri ragazzi sono abituati a avere mille stimoli contemporaneamente, e quindi c'è proprio un problema di mancanza di attenzione prolungata nel tempo. Tra l'altro tutte competenze che a scuola non si imparano direttamente, ecco, la gestione del tempo, la gestione degli impegni, il parlare in pubblico, sono cose che magari qualche ragazzo può apprendere in maniera indiretta a scuola, ma non proprio in maniera diretta. No, assolutamente, quindi infatti noi non siamo, diciamo, essendo comunque un'azienda, avendo uno scopo
che è quello anche di avvicinare sempre di più i ragazzi al mondo del lavoro, un po' da l'ambizione è quella anche di colmare dei gap, no? Che vedono questi ragazzi affacciarsi poi alla fine del ciclo di studi sul mondo del lavoro completamente diciamo all'oscuro, certo, di alcune competenze fondamentali che non sono solo digitali, ma sono quelle appunto soft skills. È per noi una sfida importante, perché comunque anche come azienda molto spesso ci ritroviamo appunto a avere dei ragazzi che ovviamente non avendo mai affrontato queste tematiche hanno comunque difficoltà a relazionarsi nel contesto business, e quindi questo tipo di percorsi da una parte erogati attraverso strumenti digitali come le piattaforme di didattica, dall'altra con contenuti che vanno a colmare ovviamente lacune, ma è normale che oggi sia così. Secondo noi possono dare un grande beneficio, un'accelerazione anche all'avvicinamento dei ragazzi al mondo del lavoro. Prima abbiamo parlato di ragazzi, ma questi corsi di formazione sono rivolti anche a persone che sono già inserite nel mondo del lavoro e delle aziende. Ecco, come cambia qui il mondo e anche il modo di insegnare? Allora, intanto per noi, essendo comunque un'azienda, il mondo business, il mondo delle aziende è quello più vicino, chiaramente, quindi le esigenze formative in questo senso ci sono anche più in qualche modo vicine. Siamo consapevoli che i concetti come il learning sono ormai concetti che esistono da decenni. Quello su cui noi puntiamo è di utilizzare delle nuove modalità di erogazione di contenuti che possono andare a rispondere a quelle che sono le esigenze in ottica di Industry 4.0, quindi colmare quelle esigenze formative che rendono i professionisti, i dipendenti delle aziende sempre più competitivi nel mondo del lavoro. E quindi penso a contenuti che vanno dalla cyber security ma anche alla manifattura additiva, quindi noi abbiamo temi quali la stampa 3D o tutto quello che è appunto il mondo business quotidianamente deve utilizzare per essere ovviamente competitivo. E le modalità di erogazione di questi contenuti sono fondamentali, quindi utilizzare le nuove tecnologie, penso per esempio alla realtà aumentata, alla virtual reality appunto, sono sicuramente delle tecniche molto coinvolgenti che consentono al dipendente, comunque alle persone che fruiscono di questi contenuti, di non annoiarsi, perché certo, il tema della noia è un tema ricorrente a prescindere dall'età. Quindi sia da ragazzi, sì, sia da adulti, sì, sia da sì, lavoratori. Quando si parla di formazione è sempre un rischio altissimo. E proprio per continuare questo discorso, qual è il futuro della formazione? Anche perché anche voi dovete allinearvi ai cambiamenti che ci sono sempre in atto, soprattutto in questo ambiente. Come seguite il passo? Appunto noi, come dicevo prima, noi prima di tutto siamo diventati un ente di formazione accreditato. Questo che significa? Significa che noi abbiamo puntato molto sulla qualità dei contenuti, sulla qualità dei nostri partner e sulla qualità delle modalità di erogazione. Quindi il futuro per noi della formazione è essere sempre più allineati con le nuove, sia contenuti, ma le nuove modalità di comunicazione e coinvolgimento delle persone. Ogni persona ha un mondo a sé, ha un mondo dentro, quindi ogni persona va affrontata con una anche personalizzazione dell'erogazione del contenuto, quindi noi guardiamo molto alle persone e alle esigenze delle aziende in questo senso, e riteniamo di in questo modo di essere un interlocutore che può avere un ruolo importante in questo momento nel sistema paese. Perfetto, quindi abbiamo parlato di lezioni, di corsi di formazione per tutte le età, vogliamo aggiungere qualcos'altro che ci viene in mente? Ma noi come Olivetti Scuola Digitale siamo un'azienda molto focalizzata sulle nuove tecnologie, abbiamo un gruppo di persone, tra l'altro molto giovani, perché l'età media delle persone di Olivetti Scuola Digitale è sotto i 35 anni, quindi questo ci tengo a dirlo proprio perché è importante per proporre soluzioni nuove avere anche persone che
che la pensano in modo diciamo attuale e moderno. E il nostro team quindi è molto unito, molto diciamo focalizzato sull'utilizzo e sulla scoperta e sulla curiosità di tutto quello che è il nuovo. Certo. E questo ci dà la possibilità di scoprire sempre nuove strade, nuove opportunità e fare nuovi progetti al di là della formazione e dell'education. Quindi siamo un team anche di progettisti e abbiamo un team di progettisti e possiamo affrontare varie tematiche, ecco. Perfetto, quindi ringraziamo Maria Giovanna Fontanelli di Olivetti Scuola Digitale, grazie mille. Grazie a voi. E noi andiamo in pausa e ci risentiamo tra poco.